L'emicrania vestibolare è una manifestazione clinica che viene considerata attualmente di elevata frequenza, addirittura viene considerata come la causa principale di vertigine ricorrente. L'emicrania vestibolare è un quadro clinico che si caratterizza peraltro per delle sintomatologie che sono estremamente variabili, tant'è che alcuni autori l'hanno paragonata ad un camaleonte, nel senso che può assumere delle caratteristiche estremamente diverse. La vertigine può essere rotatoria, può avere un carattere di breve durata, può avere un carattere di durata fino addirittura alle 72 ore, ma non solo la vertigine, possono essere presenti anche delle manifestazioni di instabilità, della cosiddetta dizziness, e molto spesso il paziente lamenta anche delle condizioni di instabilità indotte da degli stimoli visivi particolarmente complessi. Quindi è chiaro che un quadro clinico che ha questo aspetto camaleontico non è nemmeno di facile identificazione. È per questo che, nonostante che il link fra l'emicrania e le manifestazioni vertiginose sia conosciuto da moltissimo tempo, solo recentemente sono uscite delle linee guida attraverso una consensus document che ha messo d'accordo sia i neurologi che si occupano di cefalea, sia gli otorinolaringoiatri che si occupano di patologia vestibolare e i vestibologi in particolare. Questi criteri, che sono stati prodotti nel 2014 dalla Baranin Society, sono dei criteri che si basano esclusivamente su dei dati anamnestici, sono dei criteri abbastanza rigidi ed è per questo che le news attuali sono quelle praticamente di considerare anche la possibilità che nella diagnosi di emicrania vestibolare non dobbiamo prendere in considerazione degli aspetti anamnestici di rilievo. Se è vero che il paziente con emicrania vestibolare è caratterizzato da delle crisi ricorrenti di vertigine che per le più hanno un carattere rotatorio e che hanno una durata che generalmente non supera le 5-6 ore, effettivamente non basta questo dato clinico associato alla presenza delle manifestazioni emicraniche per poter porre diagnosi. Quindi bisogna porre attenzione anche a quegli aspetti che noi consideriamo secondari, ma che in realtà insieme a questi dati precedentemente descritti ci permettono di fare diagnosi, e che sono la familiarità emicranica, la presenza di precursori emicranici, uno di questi di fondamentale importanza è la motion sickness, oltre che a degli aspetti clinici che sono quelli per esempio degli elementi scatenanti. Spesso la manifestazione vertiginosa nel paziente con emicrania vestibolare è scatenata dalla deprivazione del sonno, dall'assunzione di determinati alimenti, dal fatto che possa aver avuto degli stress psicofisici importanti, dalle mestruazioni. Non ci dimentichiamo che l'85% dei pazienti affetti da emicrania vestibolare è un paziente di sesso femminile. Quindi è vero che la diagnosi si basa su dei criteri ben precisi, quelli che ho documentato prima della Baranin Society, ma dobbiamo prendere in considerazione tutta un'altra serie di dati anamnestici che ho appena riferito, che ci permettono di fare la diagnosi. E questo è molto importante, perché in definitiva sarebbe troppo facile fare diagnosi di emicrania vestibolare. Io dico sempre: attenzione, non basta che il paziente abbia avuto un episodio di mal di testa e poi una vertigine per dire che ha una emicrania vestibolare, sarebbe un sillogismo troppo semplice. Bisogna prendere in considerazione anche tutti questi altri elementi per poter arrivare ad un dato diagnostico molto preciso. È chiaro che di fronte ad una patologia nella quale noi abbiamo esclusivamente una diagnosi basata su quello che il paziente ci racconta, sarebbe di fondamentale importanza poter disporre di dati strumentali. Ed ecco la news. La news è che, se da un lato sapevamo che molto spesso il paziente aveva quella che noi definiamo la iperreattività alla risposta calorica, oggi l'utilizzo di un test percettivo che si chiama Functional Head Impulse Test ci permette di avere a disposizione, almeno nel 70% dei casi, un hallmark strumentale che ci permette la diagnosi. E cos'è questo hallmark? In pratica, con il Functional Head Impulse Test eseguito con uno schermo confondente, vale a dire con un qualcosa di ottico-cinetico che confonda un po' l'immagine che viene presentata durante questo test, la performance, cioè la capacità di distinguere il segnale che viene mandato sullo schermo, decade rapidamente. Quindi diciamo pure che alcuni hallmark strumentali, ed in particolare il decadimento della risposta al Functional Head Impulse Test, come quello che avviene durante l'esecuzione del test con uno schermo confondente, rappresenta un elemento che, assieme al dato anamnestico, ci può permettere la diagnosi di una patologia così comune e che prevede anche la possibilità di un trattamento efficace.